La registrazione è una registrazione condizionale, cioè vale a dire una registrazione condizionale al completamento degli studi clinici di fase 3 che sono ancora in corso. Di questo vaccino sappiamo pochissimo, probabilmente dalle notizie filtrate è un vaccino che, come quello italiano di Oxford, si basa su una piattaforma di adenovirus. Non abbiamo nessun dato che riguardi né l'efficacia né la sicurezza, abbiamo solo un comunicato in tempi in cui la geopolitica si fa anche con i vaccini. Ecco, il presidente Putin ha detto che ha fatto sottoporre la figlia alla somministrazione di questo vaccino. Poi ha avuto la febbre le è passata ed ora ha gli anticorpi. Questa esperienza ha una qualche rilevanza scientifica? Assolutamente nessuna e oltretutto non è documentata. Non è un politico che può annunciare il risultato di una sperimentazione per di più su un solo individuo. Se qualcuno ci presentasse un farmaco sperimentato su un solo individuo e raccontato in televisione, tutti noi lo rifiuteremmo. Ecco, spieghiamo quali sono i rischi di inoculare a moltissime persone un vaccino che non abbia concluso la fase 3, che dura almeno 6 mesi, volendo in qualche modo accelerare i tempi? Il rischio maggiore è che il vaccino di fatto non funzioni, cioè noi non conosciamo l'efficacia di questo vaccino, quindi non possiamo sapere se è un vaccino che funziona o no. Dal punto di vista poi generale, il rischio è lo stesso che si corre con qualunque farmaco, su cui si faccia una sperimentazione su larga scala, il che significa che anche rischi molto piccoli, se sono, diciamo, non ben determinati perché la sperimentazione non è finita, su larga scala possono fare largo danno. Ecco, veniamo al vaccino che ha opzionato anche l'Italia, quello di Oxford ed AstraZeneca. È credibile che per la fine dell'anno possa partire la vaccinazione su intere fasce di popolazione, come insegnanti, forze dell'ordine, medici? Ancora una volta, non si tratta di una possibilità, diciamo, da determinare su base scientifica, quanto su base politica. Cioè, se si comincia a fare la corsa a chi inietta prima qualcosa, è certamente credibile. Se invece, si vuole aspettare un risultato della sperimentazione, in questo caso di fase 3, su larga scala, già cominciato, e poi si entra in produzione solo successivamente a questa con le autorizzazioni necessarie, allora, quindi facendo le cose per bene, non è credibile. Senta, professore, stiamo registrando ogni giorno uno stillicidio di nuovi focolai, nuovi contagi, altri morti nel nostro paese. Molte persone sono convinte che il virus sia mutato, che sia sparito con il caldo, che se contagia non è più letale, come hanno sostenuto alcuni medici. E le precauzioni sono molto calate ovunque, lo registra anche lei? Allora, guardavo proprio poco fa i dati sull'uso o sulla propensione all'uso delle mascherine nel nostro paese che sono fatte da YouGov, quindi una istituzione di ricerca inglese. Nel nostro paese, da aprile ad oggi, gli italiani dichiarano nell'81% dei casi su migliaia di intervistati di continuare a usare le mascherine all'aperto. Quindi è chiaro che forse c'è un calo, diciamo, dell'attenzione della popolazione, ci sono gruppi che si oppongono alle misure in maniera vocale, ma non è chiaro quanto queste precauzioni siano effettivamente state abbandonate. D'altra parte, il virus oggi circola e si diffonde soprattutto tra i giovani. Nei giovani la malattia è meno seria, anche le morti sono in numero minore e di conseguenza si ha la percezione che il virus in qualche modo sia diventato più buono. È una percezione sbagliata che non corrisponde alla realtà.